Buongiorno a tutti. Oggi sono qui a parlarvi della decisione che è stata presa ieri dal CCSA, che è il centro di controllo del Covid, praticamente il signor No della Thailandia. Tutte le cose che propone lui dice sempre di no. Ieri ha detto di sì. Allora, si allentano le misure dal 1° di ottobre, sempre che venga confermato dal governo e pubblicato sulla Gazzetta Reale. Per adesso rimane comunque una proposta. Passando CCSA ha buone probabilità che venga applicata. Comunque bisogna aspettare il governo giovedì e che venga pubblicato sulla Gazzetta Reale. All'ultimo giorno, al 30 sicuramente verrà pubblicato. Comunque le misure approvate prevedono la riapertura di tanti business, tipo le spa, i negozi di tattoo, i massaggi, le palestre, eccetera, eccetera. E cosa molto importante, la riduzione della quarantena. Cosa vuol dire? Che per le persone non vaccinate possono venire in Thailandia, la quarantena sarà da 14, passa a 10 giorni. Per quelle vaccinate invece dal 14 diventa 7 giorni. Qui ci sono degli aspetti da vedere perché implica anche sandbox. Dovrebbero fare solamente 7 giorni all'ora di sandbox a Phuket, a sud, e poi andare dove si vuole. Sembra di sì, però non è ancora confermato. Un'altra cosa è che la promessa di riaprire completamente la Thailandia a metà ottobre salta. Si sposta probabilmente al 1° di novembre. Come mi ha fatto leggere oggi il mio amico Enrico, c'è un articolo della Reuters dove dico che il 1° di novembre si aprirebbe senza quarantena, come aveva promesso il primo ministro, Bangkok, Hua Hin, Chaham, Pattaya. Dovrebbero aprire il 1° di novembre senza quarantena, quindi però siamo ancora lì nel però. Sarà vero? Non sarà vero? Stay tuned, stiamo sintonizzati, che se c'è qualcosa ve lo faccio sapere. Ciao, bye bye! Visuale della nostra cappa. C'è il mare un po' sporco lì perché hanno pulito delle barche, mi sa, i pescherecci, e quindi quello è. Sembra gasolio. Qui oggi è anche oggi una bellissima giornata. Ciao ciao, bye bye!